Nato come variante del surf negli anni 80 e via via consolidatosi verso la fine degli anni 90, il kitesurf è uno sport acquatico divenuto nell'arco di pochi anni di tendenza tra giovani e meno giovani. Numerosi gli appassionati anche sulla riviera romagnola che si danno appuntamento sulle aree destinate alla pratica di questa disciplina, come all'Adriatico Wind Club di Porto Corsini, dove si è concluso nel fine settimana appena trascorso il primo corso in Emilia-Romagna per istruttori di kite certificato ICO, unica certificazione riconosciuta a livello internazionale. L'Adriatico Wind Club è un'associazione sportiva nata nel 1988, ormai sono qualche anno che facciamo attività velica in generale, in particolare windsurf, catamarano e soprattutto ultimamente kite. E proprio in questi giorni si è tenuto qui l'Adriatico Wind Club, un corso ICO per istruttori. E per noi è un grande vanto perché intanto è il primo anno che siamo riconosciuti dall'ICO, la Federazione Internazionale del Kite, e già subito avere degli istruttori formati qui da noi è sicuramente una cosa importante, un riconoscimento internazionale di questa importante associazione. Si può pensare, magari vedendola da fuori, che sia una disciplina adatta solo a gente particolarmente esperta o fisicamente portata, ma se uno ha le basi buone di istruttori validi con gli insegnamenti giusti come quelli che propone e diffonde l'ICO, sicuramente è uno sport facile e accessibile a tutti, anche a dei bambini dall'età, diciamo, dai 9-10 anni in avanti. Dunque una piccola tavola da surf ai piedi, aquilone delle giuste dimensioni e qualche ora di pratiche, si è pronti per provare nuove emozioni.